Buonasera, benvenuti con un nuovo incontro letterale presso la cremeria Sveva il Duomo con un docente giornalista nonché scrittore Vito Bianchi. Può darci un'anteprima di quello che sarà la presentazione del suo libro Otranto 1480 questa sera? E proprio perché questo racconto è incentrato in quest'epoca? Qual è lo scopo o perché è stato pensato in quest'epoca? Beh, in realtà si tratta di un libro che racconta un episodio non troppo ben conosciuto e anche un po' distorto di storia italiana, di storia mediterranea. L'episodio dell'attacco a Otranto nel 1480 da parte dei turchi ottomani che si insediano per circa 13 mesi nella città salentina e da qui hanno in animo di arrivare a conquistare Roma e dunque si racconta della situazione in Italia alla fine del XV secolo e in questo libro ci sono per esempio personaggi come Lorenzo dei Medici, Papa Sisto IV, che è poi l'iniziatore della Cappella Sistina, la Repubblica di Venezia, Ludovico il Moro a Milano, il re di Napoli Ferrante, insomma davvero una carrellata di personaggi tutti interessantissimi che si confronteranno con il sultano di Istanbul, il sultano Maometto II, detto il conquistatore, che nello stesso periodo stava realizzando uno dei più moderni stati, uno dei più moderni imperi della storia tardo-medievale. Il sultano, la strage, la conquista, ma c'è stato un vero vincitore nel suo racconto? In realtà la guerra di Otranto, che si è conclusa nel 1481, alle soglie dell'autunno del 1481, non ha avuto né vincitori né vinti. Era arrivata in uno stato di stallo, non riuscivano a prevalere né i turchi, che pure avevano occupato un pezzo del regno meridionale, del regno di Napoli, né i napoletani riuscivano appunto a espugnare nuovamente la città di Otranto. A vincere su tutto e tutti fu una causa naturale, fu la peste del periodo che decimò le truppe sia napoletane sia ottomane e insieme a questo anche la morte del sultano, la morte di Maometto II, dovuta a un avvelenamento con ogni probabilità a causa di un complotto ordito dal figlio che voleva succedergli al trono. Ok, qual è il suo pensiero su quello che accade oggi? Stiamo assistendo la maggior parte di noi a una strage di innocenti in vari paesi, tra cui l'Occidente, soprattutto preso di mira. Molti la chiamano la guerra delle religioni. Ecco, secondo lei in realtà è proprio la guerra tra le religioni o il conflitto che da secoli c'è sempre stato tra Stato oggi e Chiesa? Ecco, lei come cosa pensa di tutto quello che accade oggi? Come può legarlo al racconto scritto in questo libro? Non esistono guerre di religione. La religione è sempre strumentalizzata a fini che sono di ordine economico, innanzitutto, e politico. E anche oggi non esistono guerre di religioni, sono soltanto dei grossi interessi nazionali o internazionali molto spesso che si confrontano e che lasciano scaricare le conseguenze di conflitti economico e politici fortissimi sulla povera gente. E quindi se un parallelo può essere fatto con la vicenda di Otranto 1480 è fra la popolazione otrantina che verrà trucidata senza sapere perché ciò avvenisse, e la popolazione per esempio oggi della Siria che muore sotto le bombe dell'una o dell'altra parte senza capire nemmeno perché ciò stia avvenendo. Perfetto. Un'ultima domanda, lei ha collaborato in altri libri con l'editore La Terza, come anche in questo libro, e altri progetti futuri? Sì, certamente, questo è, diciamo, il mio quarto libro con La Terza, ma poi ho anche scritto per altre case editrici come Rizzoli, Mondadori, Adda e altre. Sì, ho in animo altri tre libri, però sono solito prima
pubblicarli e dopo parlarne. Perfetto, ok, allora noi con la redazione adesso il Sud le facciamo un grosso in bocca al lupo per quanto riguarda anche il premio della partecipazione del suo libro il 4 e il 5 marzo. Ci tengo molto, vorrei appunto che un libro che racconta di una Puglia, ma di una Puglia inserita in un contesto mediterraneo internazionale nel 1480, potesse avere i favori del pubblico per questo concorso, per questo premio del libro dell'anno che i presidi del libro di Puglia hanno bandito per la prima volta. Quindi se vi piace questo libro, anche se vi piacerà, votatelo. Senz'altro, grazie. Thank you.